certe cose non ci credo, né? Neanch'io ci credo, Mazzarella, ma è meglio non immischiarsi, altrimenti qua rischiamo licenziamento su due piedi tutte e due. Per la fretta di fare gli scongiuri regolamentari, commendatore, non mi sono accorto che c'era un signore dietro di me, io... Sì. Puh! 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 Va bene che uno può sputare sulla spalla, ma prima a tagliare qui c'è vicino. Ma se uno non cattura il gatto, nasto ufficio, affari, non se ne fanno più. Quando non usi un duan, a Malborio, o tempo cancia. L'avete controllato? Brava, brava. E chi sarà ne amico? E questa, brava, questa è dell'avvocato con l'amici, questa è del personale. Mazzarella, chi mi ha pagato quando era, eh? E, anna mia, Mazzarella, benedetto Dio, ma che mi buttassero? Prendete questa lettera e la buttate nella toilette e tirateci l'acqua. Va bene. Ne tanta acqua, Mazzarella. Ma tanto cielo, per arrivare in questo ufficio ci vuole la mano di nostro signore. Sì, sale, sì. Palette, corridoi. Sì, sì, ho seguito tutta la mano, faccio stare lasciata, niente. No. Ma io dico, è un modo questo di entrare in un ufficio, guarda. Questi non me li deve toccare perché c'hanno una proposizione strategica. Guarda, cosa c'è di camato? Un ferro di cavallo. Oh, c'è un ballo, bello. Un momento, ma lasciaci riposare un momento, lasciaci respirare. Sì, respirare, che fai? No, respirare. Ma man mano che respirate voi da fine. Cioè, così, e venire. Non l'ho più visto, capisci? Ah. Se è questo che ti preoccupa, puoi stare tranquillo perché ci sei riuscito. Ma questo morto di fame, capito? Non devo sposi. Questo me lo prendo io. Sembra gentile, eh? Mi rompe di magari che... Ah, che sto solo, gentilezza, nobile, nobile, buono. A me non me ne importa niente. Ah, c'è, beh, c'è. Ha ragione, mamma. Io sì che lo saprei. Va bene, non ti devo... Io ho studiato un sonno magari la notte. Oh, e andò sono stesso. Mi scappo. Ma dalla nostra amicizia, ci dico la verità. Commendatore, io, gli altri... E non ci capai. E io te lo licenzio. Buongiorno, commendatore. Caro commendatore, che siamo ammazzo e mazzo e pazzo. Canone, come altro. Che c'è un altro gatto. Commendatore, sì. Ho visto che è il mio. Nel parcheggio dello stabilimento con un mazzo di giuri in te mano, ecco, arrivate, chi è venuto? Mi avete detto auguri, buon compleanno, commendatore. Io lo commendatore. Ah, scudassero su proprio dell'Iro della macchina, i giuri, cascai, e quattro mesi sono andato in ospedale. No, ho detto malburio. No, avete detto malburio. Per sapere che la macchina nuova non può uscire, c'è un guasto allo spinterogeno. Fermato un orologio. Le dico io l'ora, commendatore. Ma si è fermato, pure il mio. Pure il vostro. Ma si è fermato, pure quello. Il mio funziona. All'indietro. Caro commendatore. Sì. Arrivederci. No, ma arrivederci a Dio per sempre. Disgraziato. Per... San Maria. Luna calante, coppa ponente, luna cresce, perché le cresce? Scusa. Bene, brava questo giovanotto che si chiama, come vi chiamate? Alberto San Maria. Allora, ce lo dobbiamo ricordare. Mi dispiace. Secondo me come sono fatto? Se vi chiami esattamente. 50.000 lire! Commendatore! Un cappello! No, ha potuto riparare! Sì! Eh? San Marino! 100.000 lire, San Marino! Cioè,
stabilimento. Scusate! Mi sono mettendo il sale nella saliera! Non ci ho fatto caso, me ne è caduto metà a terra! E per questo hai fatto tutto quel rumore? No, quella è stata un'altra cosa! Cosa? E cosa? Siccome il padrone sostiene e dice che quando cade il sale a terra è un cattivo segno! E allora bisogna fare 7 giri su se stessi! Io ho fatto tutto il mio. Ma come è sistemata? Ma io 7 volte! 7 così! 7 volte! 7! Quello c'ha un cervello che pesa 37 kg! Come no? Sì, come no? C'ha una testa tanto! Eh sì, già altro che testa! Ma quello porta bene, ha la gobba! Oh, ma è passata quell'infatuazione, è passata per il bel Tarzan! Che ti dicevo io, non sì. Darci peso, le passerà! È stata una semplice simpatia, no? Pensi che per chi sono cara nostra fu una semplice simpatia e vado a siamo arrivati! Ma tu non credi che in tutto questo c'entri San Maria? Certo, ma è stato il mio primo pensiero. Bravo. Ma certo, perché vedi, nostra figlia è come la luna, quella cresce o cala a seconda della gola. Ma che dici? Grazie. Mannaggia. Ma Picchiassi! Che c'è? Che c'è in giapposta? Come che c'è? Ci sono dei documenti di una causa che devo studiare stasera. Ma Gianapetti. E perché? Capicchi che scandera. Prima di prendere l'oggetto, l'interessato a fare una bella cazzicatumbola. Che cosa? Una capriola. Così tutto si rivota e torna tutto al suo posto. Ma va, ma va. Gobbo, guardate. Non me ne ero accorto. Sono costretto a licenziare. Sono permesso di alzare gli occhi. Ma Samaria, voglio anche le dopo potete alzare. Verso vostra figlia Rosina. Alzare proprio tutte due cose, così, bravo, quasi. Sì, però il petto, il petto ancora in fuori, sapete? Così, ancora un altro colpo, sapete? Basta, San Maria, conserviamo tutto. San Maria, ma perché l'hai licenziato? Questo è cretino. Tu dalle suore non ci dovevi andare. I causi, no! Pigliava a fuoco, stabilimento, pigliava a fuoco! No, adesso lo faccio! Sì, mazza, per favore! Circoscritto, bravo, grazie San Maria. E ho pensato pure a mio nonno. Ah, padre. Me lo ricordo, ma poveretto, chi lo doveva dire? Un fisico come quello, bravo. Aveva una gobba, te la ricordi? Sì, sì, grande, grande, enorme come quella di San Maria. Ah, da vecchi, San Maria c'ha la gobba. Ma perché vorresti dire che San Maria non è gobba? San Maria è gobba, ma uno ce l'ha visto sta gobba a San Maria. Ma io dico, ma uno ce l'ha visto mai? Quello San Maria è prima di tutto che ci potrebbe avere al massimo un foruncolo un poco più grosso. Se tua nonna sposò tuo nonno, che poveretta non doveva avere un fisico impeccabile, bravo. Vuol dire che gli voleva bene. Bravo. E quando si vuol bene, si sa, l'amore è cieco. Brava, benedetta figlia mia. Un esempio adesso potrebbe essere Leopardi. Leopardi, che brutto Leopardi, non ce n'è. Leopardi, eppure. Eppure Leopardi fa innamorare milioni di donne con la sua letteratura, con la sua poesia. Uno come Leopardi, dimmi la verità, Rosy, lo avresti sposato? Sì, papà, Leopardi sì. C'è un uomo che ti vuole bene e ti desidera. Chi è? Lo devo... Chi è? Non ve l'ho detto? No, no. Questo è un giovane simpatico, bello, alto, attraente, e c'ha un paio di occhi tanti, e questo si chiama così, come ho detto io. Così come? Non l'avete sentito bene? No. Si chiama Ah? Che siete, le prime parole e le altre non le senti? No. Vedi, io ho detto che questo giovane... E
questo giovane, quello che ho detto io, però, no? Quello che dici tu, è questo giovane ballo, Alfa, hai tanto, si chiama Alfio. Alfio? Ma chi hai detto? Tu! Io ho detto Alberto San Marino! Ma non avrei mai pensato che mi avresti proposto un tipo simile! Ah, perciò, Leopardi, sì, e San Maria, no? Il matrimonio è un passo decisivo, e questo passo va studiato e va ponderato. Giusto, va. Giusto, aveva ragione mia moglie. San ecco. Maria, questo è decisivo, questo passo va studiato, ponderato. Ah, se avessimo studiato e ponderato nostro, che era vostro punto, non è se non glielo. Non gliela do! E gliela do io, hai capito? Gliela do io, perché non si contrasta l'amore fra due giovani innamorati. Siete bravi, siete gentili. San Maria, mi volete sposare? Ma cosa dite, signor commendatore? Signora Teresa, io vi porto i saluti e gli auguri di mamma, che si scusa tanto, ma non è potuta venire. Grazie, caro, salutamela tanto. Okay. Tanti auguri dalla confraternita di Sant'Antonio! Grazie. Auguri! Auguri! Grazie, grazie. Signora, auguri da parte del presidente dell'Istituto Figli di Maria. Gentilissima. Tanti auguri, signora, e tanta felicità. Complimenti, bellissima questa festa. Grazie davvero a tutti, gentilissimi. Bene, adesso facciamo un bel brindisi. Auguri! Chi non muore si rivede, eh? Lo so, sono in ritardo. Ma ditemi piuttosto la cerimonia che si è finita? Sì, si sono sposati e hanno avuto anche un bel bambino. E al momento lo stiamo anche battezzando. La colpa non è mia se arrivo in ritardo. Per la strada ho incontrato un carro carico di cachi. Questo matrimonio l'avete voluto voi. Ma siamo sicuri per un futuro, per la prole, siamo sicuri, dottore. L'ho detto e lo sostengo. Bravo. Alberto sì. È un cifotico. Cianotico. Cifotico. Cifotico. La normale angolatura della sua colonna vertebrale non è dovuta a un fatto congenito, ad esiti o processi tubercolari, a disfunzioni di glando o a desacrazioni interne. Ma bensì, come lo stesso vi ha informato, ad uno scontro automobilistico avvenuto a 7 anni. Avete fatto dei sogni? Sì, un sogno stanotte terribile. La mia figlia è nata una bambina e sto andando al suo battesimo. E non Girolamo già. E lui mi ha detto 200, ricordate, 200. Mi sono girato e era mia moglie. Guarda, guarda Gervasio, guarda che cosa la zia di Alberto ha portato a Rosina. Quando vedo Tina all'angolo del letto che piangeva. Piangeva e nuotava. La bambina rimane sospesa per aria, mi guardava e piangeva, e ogni lacrima era un gobbo, ogni lacrima era un gobbetto, un altro gobbetto, e attorno a me tanti marinaretti gobbi che mi guardavano. Che cosa piange a fare? Mi stava una nottata che piange. Ciangi e nuoto. Papà, sì. Permettete che l'abbracci. Guarda che bel regalo la zia di Alberto ha mandato a Rosina. L'ho visto. L'ho visto. Padre Girolamo si è mostrato quel sant'uomo che è. Bello, mi ha detto, signora Teresa, vi manderò il più bel servizio di altare che abbiamo in parrocchia. Me l'ha detto. L'hai visto, vero? Sì. Per me c'erano oltre 300 candele. No, 200. No, erano 300. 200. No, 300. Mi sento, 200. Mi senti? I marinaretti e gobbi. Alberto come uomo è la corona della mia testa. Ma come marito non è degno di te, ecco. Perché? Ma ve lo dico io, a voi perché? Ve lo dico io perché. Perché? Perché io sono cifotico. Io la gobba me la posso togliere. Oh.
Ma si è scompato! Papà, io sono quello sfaticato, scansafatiche, che voi non volevate che sposassi Rosina. Riprendete Malvurio. Oh, sì, sì. E lui li vuole tanto bene. Ma come, commendatore, non mi avete riconosciuto? Malvurio sono! Malvurio! Sono stato vicino a voi... Mezza giornata! Ah, sì! Oh, non mi è successo niente, eh! Dove siete, colpa mia? Solo per il viaggio, per le due ore. Tavo mendere sta già. Ma papà, ancora con queste cose! Te l'ho detto! La iettatura non esiste! Non sono cose vere! Figlio mio, non è vero, ma ci credo. Thank you.